Il titolo del libro è Giuro di non dimenticare. Cos'è che non dobbiamo dimenticare? Ma noi abbiamo inteso lanciare un segnale forte, evitare che la pandemia, una volta passata, cada tutto nel dimenticatoio e lasciare vivere tutte quante quelle emozioni, quelle esperienze professionali che possono anche servire per migliorare il nostro servizio sanitario nazionale, lasciando poi ai giovani colleghi diciamo, una forma di una staffetta generazionale, un testimone. Io quello che mi sono sempre detto in questi mesi è che cosa succede quando finirà la pandemia? Tutti tenderanno, come è giusto che sia, le cose brutte si tendono sempre a dimenticare, però occorre che ci sia una testimonianza, qualcosa che metti in evidenza le notti insonni, gli sguardi smarriti dei pazienti, il desiderio di abbracciare i propri cari. Tanta gente, ma tanti sanitari hanno lasciato le proprie famiglie per non contagiarle e hanno vissuto per lunghi periodi in ospedale. Ma la cosa che veramente mi ha colpito molto è quando si sono trovati di fronte, da un lato, il medico con il paziente, da soli, isolati. E dovevano trovare qualsiasi sistema per superare questi grandi ostacoli che si sono ovviamente legati alle condizioni di salute. Poi quando vedi morire uno, due, tre pazienti, magari vedi il collega che si contagia, magari vedi lo stesso collega che purtroppo muore, allora tutto rimane indelebile nella mente dei medici e dei sanitari in generale. Quindi queste emozioni, queste riflessioni, questa solitudine che esprime proprio la forza di un impegno professionale che va oltre. Ora è chiaro che sul giuro di non dimenticare abbiamo voluto fare proprio questo, lasciare un testimone, ma l'altro aspetto importante per noi medici è il giuramento di Ippocrate, non dimentichiamolo, e questo lo trascrivo in maniera trasversale in tutti quanti i racconti dei colleghi. Proprio per questo nel libro abbiamo messo il giuramento di Ippocrate, il primo del 460 a.C., e il nuovo giuramento fatto e modificato a Bari dal Consiglio Nazionale della Fonoaudiologia nel 2014. Quindi due aspetti fondamentali che per noi sono due pietre miliari. Il sottotitolo del libro è Storie di medici ai tempi del Covid. Abbiamo detto 28 storie raccolte in circa 150 pagine. Qual è la storia o quali sono le storie che l'hanno maggiormente colpita? Ma c'è sicuramente la storia del collega e amico, tra l'altro, che poi Beatrice che ha presentato in occasione della commemorazione dei sanitari della Fonoaudiologia, dove era presente il presidente della Camera, del Senato, il ministro Speranza, che è stato molto toccante, dove chiedeva scusa un mattino uscendo dall'ospedale dopo un turno stressante, dopo aver visto gli occhi dei vari pazienti, anche giovani, piuttosto gravi, chiedeva scusa di non aver fatto forse abbastanza, quindi veramente gli era rimasto impresso. Però al di là di questo ce ne sono tanti, poi sono veramente ognuno ha scritto una cosa diversa dall'altra con un minimo con un denominatore che era un po' di angoscia, ma soprattutto la resilienza. Faccio degli esempi, il collega anestesista della Valle d'Aosta che quando è andato in vacanza dopo la prima fase della pandemia in Sicilia aveva paura di abbracciare la mamma per non contagiarla, eppure non la vedeva da un bel po' di tempo. Il collega della Campania che si era offerto volontario per aiutare gli altri colleghi, un medico affetto da diabete mellito, che purtroppo una volta che è entrato in reparto si era ammalato. Oppure una collega umbra che aveva una bambina molto piccola, si era trasferita in ospedale, aveva lasciato la sua figliolina insieme alla sorella, tanto per fare un esempio. L'altra dottoressa che in Romagna, mi pare a Ravenna, era tornata in servizio direttamente dalla maternità, era entrata in un reparto Covid e improvvisamente la sua emozione era quella di una specializzanda che è la prima volta che faceva un turno di servizio. Poi ci sono altre cose molto molto interessante. Per esempio, se parliamo di resilienza, il collega di Catania, responsabile dell'odontoiatria riabilitativa, quindi per pazienti disabili, viene chiamato il sabato pomeriggio, gli si dice che tutto l'ospedale viene trasformato in Covid e lui deve trovare degli spazi per continuare a fare le attività per i bambini, soprattutto disabili. Allora, con un foglio A4, una penna, con l'ingegnere, gira l'ospedale, trova un'area separata, fa un piccolo schizzo di come andrebbe organizzato. Nel giro di 24 ore attivano queste postazioni
e riesce a realizzare 1.400 interventi in un anno. Oppure la collega Umbra, credo a Foligno, che arriva alle ore 20 in reparto, se lo trova trasformato in Covid improvvisamente senza saperne nulla. Oppure al Cardarelli, mentre si sta lavorando presso alcuni pazienti Covid, si sentono i rumori martellanti per innalzare dei pannelli di separazione tra area Covid e non Covid, quindi situazioni abbastanza incredibili, al limite, ecco, se vogliamo. L'ultima cosa che mi ha colpito molto è stata quella di un collega che è un nuotatore, mi pare che sia un pallanuotista, che era abituato a stare in vasca e che quando è entrato in reparto Covid e ha messo poi la sua tuta per non contagiare gli altri, e alla fine si è trovato in una situazione che sembrava di stare sott'acqua, e quindi è stata una percezione particolare. Poi, se vuole, le racconto anche qualche esperienza divertente. E a proposito di divertente, lei ha parlato di tuta, c'è una testimonianza che a me ha particolarmente colpito, mi ha fatto tornare con la mente proprio ai libri di Stefano Benni. C'è una dottoressa che parla della propria esperienza sentendosi una vera e propria eroina, e che ogni mattina, prima di andare a lavoro in ospedale, nel proprio reparto Covid, deve indossare un diverso costume, appunto da supereroe. Sì, la cosa divertente è che la collega ha molto... veramente in modo spiritoso racconta il fatto, dice: ma mi chiamano eroe, allora mi devo vestire da supereroe, ma a me piace Batman come supereroe, ma Batman è un pipistrello, ma se il virus del Covid deriva dal pipistrello, forse non è il caso che io vado in un ospedale vestito da Batman. Questa è una cosa proprio simpaticissima. Oppure dice: meno male che c'è il Covid, almeno riesco a parcheggiare in ospedale e non fare i soliti miei 5 giri per trovare un posto auto. Oppure quando finisce il turno esce dall'ospedale stressata, e la cosa più bella è andare a fare colazione nel bar e gli offrono anche caffè, cappuccino, di tutto di più, perché ha lavorato in ospedale. Quindi, oltre all'ironia, ovviamente il rispetto verso la professione medica, e questo è soprattutto rispetto verso i malati, insomma. Giuro di non dimenticare il titolo del primo volume con 28 storie. Quale sarà il titolo del secondo libro della Cimo Fesmed, se ci sarà? Ma le idee vengono all'improvviso, uno si sveglia la mattina e gli viene un'idea e la realizza. Per il momento fa piacere che la cosa sta andando avanti, i colleghi sono contentissimi di questa nostra iniziativa. Giuro di ricordare, potrebbe essere senza pretese un titolo, però la mia percezione è quella di cercare di andare ad analizzare come è cambiato l'approccio del medico all'inizio della pandemia e in questa fase, non in questa fase, subito dopo, mi auguro, la terza fase della pandemia, quindi la percezione del medico, perché ci sono maggiori conoscenze di sicuro, c'è tanta stanchezza altrettanto sicuro, però bisogna correlare la professione con il paziente. E allora magari, che ne so, caro paziente ti ascolto, potrebbe essere ma sto ragionando davvero in maniera non strutturata, bisogna avere un'idea precisa, perché bisogna tenere vivo questo periodo anche per il futuro, per non commettere gli stessi errori del passato.